che pubblico si è acceso in questa sfida. L'Olympique, la Juventus, sta incitando la propria squadra e vendo contro quella bianconera. Esce Rampulla, attenzione De Wolf, Cascarino e la rete! La rete dell'Olympique Marsiglia, ma grande pasticcio della retroguardia bianconera. Sì, qui è stata una grossa papera complessiva, però mi sembra che anche un po' di colpa ce l'ha di Rampulla, doveva uscire prima con più tranquillità e è stato regalato questo gol all'Olympique Marsiglia in un momento così di nervosismo generale. Sì, direi proprio che vedete qui Rampulla doveva uscire un attimo prima, poi ha avuto questo grandissimo pasticcio, addirittura Rampulla con questo tocco ha favorito l'intervento di Cascarino, interno destro, niente da fare per correre che non è riuscito a intervenire. Intanto insiste ancora il Marsiglia, mentre il tifo del pubblico marsigliese si fa assordante, attenzione! Ancora il palleggio di Libra, la palla... Certo, qui è stato anche bravo questo ragazzo a dare dietro, ha aspettato che arrivasse De Samp e gli ha servito questo pallone, insomma non ha voluto tirare a tutti i costi, era una buona occasione per la Juve. Intanto c'è lo scatto di Giambè che va via Carrera, attenzione ora al contropiede marsigliese, il cross di Giambè, il colpo di testa e la rete di Cascarino, 2-0, contropiede vincente dell'Olympique. E beh, lì Cascarino era in vantaggio, tra l'altro in posizione centrale con solo, perché tra l'altro erano andati avanti tutti, quindi erano in grande superiorità numerica i giocatori dell'Olympique. Il cross è stato ottimo, buono, è stato bravissimo questo giocatore di farsi andare sul fondo a crossare, ha avuto il tempo di guardare in mezzo, messo lo sospendo a cross e Cascarino a due passi può solo insaccare. Però comunque per gol, bella azione per gol. Bel gol dunque il contropiede dell'Olympique di Marsiglia, 2-0, il secondo gol di Cascarino, doppietta personale all'89esimo. Ora veramente esplode l'entusiasmo, fallo laterale intanto per l'Olympique e noi ci fermiamo per qualche istante. Ragazzi, ecco Green Bay, la prima e unica penna amica della natura.